fa, proprio pochi minuti fa, il giudice per le indagini preliminari ha depositato il provvedimento con il quale ha convalidato i termini che ha disposto la misura cautelare in carcere, riconoscendo il ruolo dei due soggetti da noi individuati, e quindi Mohamed Ali Malek come il capitano e Mahmoud Kitit come il membro dell'equipaggio che ha coadiuvato il capitano, e ha quindi emesso la misura della custodia cautelare in carcere. Vi daremo una copia fissata dai nomi del provvedimento, in maniera che potrete avere la possibilità di conoscerlo, sempre rimanendo i vincoli che voi conoscete tutti di pubblicazione dell'integrale del provvedimento per estratto, che sono previsti dal codice. Ognuno quindi sotto la sua responsabilità. Per quanto riguarda gli elementi individuati, non posso continuare perché sono delle nostre, quindi a poco delle nostre indicazioni, sono quelle che effettivamente il capitano ha determinato con questa morte errata l'affondamento del barcone, che era enormemente sovraccarico. Quindi questa era l'essenza del procedimento, l'essenza di quello che si muove, in alcun modo che vi siano responsabilità di altri progetti, in particolare del capitano comunale, che ha quindi operato in maniera attiva con un grande spirito di collaborazione, molte ore, anche dopo l'intervento delle altre navi, per cercare di recuperare. Quindi io credo che vada il ringraziamento di tutti per l'opera compiuta. Gli incidenti probatori, come avete visto, sono ancora in corso, sono più complessi di quello che prevedevamo, perché ci sono molte domande sia nostre sia nel contesame della difesa, sia particolarmente alla individuazione degli imputati presenti da parte del dichiarante, e ora si procederà anche con gli altri nel momento nei giorni successivi con altri ancora. Questo primo incidente probatorio è andato in maniera molto positiva, nel senso che c'è stato un dettagliato racconto dell'intero viaggio sin dall'inizio fino appunto al momento del naufragio. Sono confermate, vedremo poi dettagliatamente, non sono in grado di dirvi dettagliatamente, quindi anche le domande non vi potrò rispondere perché l'esame è appena completato. In ogni caso è bene che lasciamo passare questa fase per avere informazioni più dettagliate, ma la sostanza è quella che sono stati migranti tenuti a lungo prima di essere imbarcati, difficili, ci sono stati episodi di violenza per mantenere la disciplina, e poi che costringono a entrare all'interno delle strutture.